Tragedia in Israele, almeno 44 morti e 150 feriti in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte durante un affollato evento religioso sul monte Merone in Galilea, forse a causa di un cedimento strutturale. Alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate, trascinando altri partecipanti e provocando una fuga di massa in cui a decine sono rimasti schiacciati. Domenica, lutto nazionale. Weekend del 1° maggio con quasi tutta Italia colorata di giallo, un test cruciale per verificare l'impatto delle riaperture sull'andamento dell'epidemia. L'indice di contagio ritorna a 0,85, la Sardegna verso l'arancione, per la Puglia si prospetta il giallo. Ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella, Laura Pausini al rientro dalla notte degli Oscar, l'incontro con il capo dello Stato, una grande emozione per la cantante, prima artista del nostro paese ad essere stata candidata alla prestigiosa statuetta per un brano in lingua italiana. Buongiorno e bentrovati a seguire il TG 2000. In primo piano c'è la tragedia avvenuta questa notte in Israele nel corso di un evento religioso. Decine i morti e più di un centinaio i feriti. Allora ci colleghiamo subito in diretta con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra, raccontaci tutto, a te. Buongiorno, sì, è stata proclamata proprio una giornata di lutto nazionale poco fa, che si terrà domenica alla fine dello Shabbat, per questa tragedia che davvero ha scosso l'intero paese, questa tragedia che è avvenuta sul monte Meron, dove appunto un pellegrinaggio in questo luogo, un luogo di grande devozione per gli ebrei ultraortodossi, si è trasformato davvero in una notte di morte e di incubo, ed è ancora in corso l'identificazione delle vittime, che sono 44, un bilancio che potrebbe purtroppo salire perché sono almeno 4 i feriti in condizioni molto gravi. Stanno arrivando messaggi di cordoglio da diversi capi di Stato e le autorità israeliane, e anche dal primo ministro Netanyahu, che questa mattina ha fatto visita di persona appunto sul monte Meron per anche esprimere la sua solidarietà ai familiari delle vittime, e anche assicurato che ci sarà un'inchiesta che accerterà tutte le eventuali responsabilità per questa tragedia di cui davvero ancora non si è capita bene la dinamica. Allora insieme ripercorriamo la cronaca di questa notte nel servizio che abbiamo preparato. Elicotteri di soccorso a fare la spola, gente in fuga nel panico, ambulanze ovunque, 44 corpi senza vita distesi a terra, tra cui anche dei bambini, schiacciati nella calca di una notte infernale. È ancora da chiarire la dinamica di uno dei disastri civili più gravi degli ultimi 10 anni in Israele. Certo è che sul monte Meron, Alta Galilea, per quello che doveva essere il più partecipato pellegrinaggio a un anno dalla pandemia, c'erano troppe persone, 90.000 ebrei ultraortodossi di ogni età e poche misure di sicurezza. È da poco passata la mezzanotte, si avvicina la cerimonia dell'accensione del fuoco, cuore della festa in memoria di un celebre rabbino del secondo secolo, venerato dagli ebrei. Gli spalti sono strapieni quando qualcosa cede o qualcuno scivola e travolge altri fedeli. Ero dentro per vedere il falò, era super affollato, c'erano tra le 60.000 e le 70.000 persone, dice questo testimone, non ci si poteva muovere, a un certo punto la gente ha cominciato a cadere a terra. Inizia la fuga scomposta negli stretti corridoi predisposti per l'uscita. È la calca, secondo le prime indagini, a causare le vittime. Scatta l'allarme, ma i soccorsi faticano a farsi strada tra la folla. 150 i feriti, 25 quelli gravi, portati in elicottero in diversi ospedali del paese. Sono stati attivati numeri di emergenza per identificare le vittime e cercare dispersi, sotto accusa la polizia israeliana. Un'indagine cercherà di accertare eventuali falle e negligenze. Nelle prossime ore certamente si capirà qualcosa di più e ve ne renderemo conto nelle prossime edizioni del telegiornale. A voi la linea. Grazie Alessandra, e adesso parliamo della situazione epidemiologica nel nostro paese, quasi tutto in area gialla, che si prepara al weekend del 1° maggio. Risale, anche se di poco, l'indice RT nazionale di contagio, ci riferisce Nicola Ferrante.
L'Italia verso il primo fine settimana in libertà. Da oggi pomeriggio 47 milioni di italiani potranno tornare a spostarsi liberamente fra regioni gialle. Per gli altri in rosso o arancione, già scattata la corsa a farsi il tampone per poter viaggiare. Nelle ultime ore 881 multati perché senza tampone o senza vaccino fatto. Per domani, 1 maggio, si prevede già il tutto esaurito in locali e ristoranti. Di sicuro sarà una prova generale di maturità, sperando che non si verifichino situazioni a rischio contagio. Siamo felici e abbiamo voglia di vivere, di tornare alla normalità. Qui invece siamo agli scavi di Pompei, dove si prevede un weekend intenso di visite. E non c'è neanche tanta folla, quindi ce lo godiamo meglio. Tesa per la cabina di regia che oggi pomeriggio ufficializzerà i nuovi colori delle regioni. Questa è la situazione attuale con 5 arancioni, la Sardegna rossa. Questa invece è l'ipotesi più accreditata. A partire da lunedì passa in giallo la Puglia, mentre la Sardegna lascia il rosso e va in arancione, fascia in cui restano Sicilia, Calabria e Basilicata. In bilico la Val d'Aosta, che spinge per restare arancione ma potrebbe finire in rosso. Filtrano infine i primi numeri che saranno discussi in giornata dal Comitato Tecnico Scientifico. Nella settimana che si va chiudendo aumenta l'indice RT e passa da 0,81 della settimana scorsa a 0,85, ma è l'unico dato in salita. L'incidenza infatti cala da 157 casi a 146 su 100.000 abitanti. Cala anche la soglia critica nelle terapie intensive, livelli elevati la scorsa settimana in 12 regioni, in questa settimana in 8. La raccomandazione resta comunque quella della prudenza. E sono quasi 20 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora in Italia. Vicino quindi il raggiungimento del target di 500.000 inoculazioni al giorno, ma fa discutere il pass vaccinale che per il garante della privacy presenta grosse lacune. Sentiamo Letizia Davoli. L'Italia è vicina alla svolta nella campagna vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 497.993 dosi di vaccino anti-Covid, un numero di poco inferiore all'obiettivo di 500.000 al giorno fissato dal commissario all'emergenza generale Figliuolo, che però potrebbe essere raggiunto e superato già da oggi. Un mese che finisce con oltre 19 milioni di somministrazioni ed oltre 5 milioni e mezzo di italiani completamente vaccinati. Grande soddisfazione dal ministro della Salute Speranza, che ringrazia gli operatori sanitari per lo sforzo fatto, mentre il generale Figliuolo inizia a mettere sul tavolo la possibilità di anticipare le vaccinazioni tappeto senza limiti di età già da metà fine maggio, dopo aver messo in sicurezza con la prima dose tutti gli over 65. Le forniture di siero anti-Covid infatti iniziano ad essere notevoli: 5 milioni quelle già disponibili per le regioni, 15 milioni, forse 17, quelle in arrivo a maggio, 31 milioni a giugno. Numeri che permettono di pianificare nuove strategie anche in vista dell'estate. Le regioni più avanti con la campagna, come il Lazio, aprono agli under 60, 35.000 le prenotazioni già arrivate dalla mezzanotte di oggi, mentre il Sud immunizza le isole più a vocazione turistica come Ponza, Ventotene, Ischia e Capri. Ma fa discutere intanto il pass vaccinale, già operativo dal 26 aprile, porta con sé diversi problemi a partire dalla privacy. Il garante ha già evidenziato le grosse lacune del progetto che rischiano di complicare, e non poco, un iter già complesso di suo, mentre le regioni non si sono ancora attrezzate per il rilascio dei certificati. Raggiunti nel mondo quasi 150 milioni di casi di Covid, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall'inizio della pandemia. È sempre preoccupante la situazione in India, dove slittano le vaccinazioni per mancanza di dosi. Nei paesi occidentali, intanto, le riaperture fanno auspicare un miglioramento della situazione. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Quasi 3.500 morti e 386.000 nuovi contagi solo nelle ultime 24 ore. Sono ancora una volta numeri al rialzo quelli forniti dalle autorità sui nuovi contagi in India. Con un sistema sanitario ormai impotente, il virus continua a diffondersi e ad uccidere. La principale emergenza è ancora la mancanza di ossigeno e attrezzature mediche, anche se in queste ore sono arrivati aiuti da Stati Uniti, Russia, Giappone, Italia, Francia. Il governo continua a raccomandare l'uso dei dispositivi di protezione ovunque, anche in casa. Prendi precauzioni, indossa correttamente la mascherina. Gli agenti di polizia dello stato del Kerala hanno girato questo video in stile Bollywood per incoraggiare l'uso della mascherina e dell'igiene personale contro il virus. Well, good news today as we move forward.
Dall'altra parte del mondo, buone notizie, annuncia invece in TV il sindaco di New York, Bill de Blasio. La città sarà interamente riaperta dal 1 luglio. Niente più restrizioni, quindi, per bar, ristoranti, negozi e tutte le altre attività. De Blasio ha spiegato che il Covid sta crollando di fronte all'imponente campagna vaccinale che solo a New York ha già permesso di immunizzare 6 milioni e 300 mila persone. E mentre in Germania ieri è stata superata la soglia record di 1.100.000 persone vaccinate in un giorno solo, in Francia il presidente Macron ha annunciato che dal 19 maggio il coprifuoco sarà posticipato dalle 19 alle 21 e dal 9 giugno alle 23 per essere definitivamente abolito entro il 1 luglio. Ottenuto ieri il via libera finale del Consiglio dei Ministri, il recovery plan dell'Italia da 248 miliardi sarà oggi a Bruxelles per essere vagliato dall'Unione Europea. Approvato dal CDM anche il decreto legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano Nazionale per gli investimenti, tra cui figurano l'alta velocità e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lieve crescita dell'occupazione a marzo, secondo i dati dell'Istat, con un aumento di 34.000 nuovi posti. Ma rispetto a febbraio dello scorso anno, gli occupati sono quasi 900.000 in meno. E penalizzate sono soprattutto le donne e i giovani tra i 15 e i 24 anni. I dettagli nel servizio di Beatrice Bossi. Con le riaperture dei negozi e il cauto ritorno alla normalità, anche i numeri sul lavoro cominciano a profumare di ottimismo. A marzo, dice l'Istat, la curva dell'occupazione è salita. 34.000 nuovi posti di lavoro in più rispetto a febbraio. Si tratta per lo più di uomini a partita IVA o con contratti a tempo. Ancora escluse per il momento le donne e i giovani. Per queste due categorie, come vediamo in grafica, è il tasso di disoccupazione a mettere il segno più. Facendo un salto indietro di un anno poi, la situazione peggiora ancora. Rispetto a marzo del 2020, primo mese di lockdown per la storia del paese, gli occupati sono 565.000 in meno. A febbraio dello scorso anno, invece, prima che in Italia arrivasse il Covid, sul mercato del lavoro c'erano circa 900.000 persone in più e il tasso di occupazione era più alto di 2 punti percentuali. L'operato dell'Azione Cattolica deve avere come caratteristica prima di tutto la gratuità. La spinta missionaria non si colloca nella logica della conquista, ma in quella del dono. Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo proprio in questi minuti in udienza il Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica, riunito questa settimana per la 17ª Assemblea Nazionale. Papa Francesco ha aggiunto, rivolto ai presenti, una seconda caratteristica del vostro agire è quella dell'umiltà, della mitezza. La Chiesa, ha detto ancora, è grata all'associazione a cui appartenete perché la vostra presenza spesso non fa rumore, ma è una presenza fedele, generosa e responsabile. Cambiamo pagina con Laura Pausini che al rientro dalla notte degli Oscar ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro carico di emozione per la cantante, prima artista del nostro paese ad essere stata candidata alla prestigiosa statuetta per un brano in lingua italiana. Il servizio è di Federico Plotti, vediamo. Grazie. È un piacere vederla e farvi i complimenti. Grazie. È stata una un'ottima un'emozione straordinaria. Sì, no? Sì. Salire al Quirinale per Laura Pausini è stata un'emozione grande, forse più di quella della nomination all'Oscar. Elegante e sobria, in un tailleur giallo, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Mattarella dopo la delusione per non aver vinto, nella categoria miglior canzone, la statuetta d'oro con Io sì, scritta per il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti e con cui non più di 3 settimane fa aveva vinto il Golden Globe. Delusione ma anche tanto orgoglio, un orgoglio italiano portato oltre oceano.
è stata la prima artista del nostro paese ad essere candidata all'Oscar per un brano in lingua italiana. Un sogno incredibile, dice la Pausini, che rimarrà tale anche se non è riuscita a portare a casa il premio più importante dal palcoscenico più prestigioso del cinema. Siamo giunti al termine di questa edizione del TG 2000. Ora però non perdetevi il meteo, le previsioni del tempo e la rubrica culturale terza pagina. Poi vi ricordo alle 15.15 il TG Flash. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia con l'augurio di trascorrere un sereno proseguimento di giornata e una lieta festa del primo maggio. Arrivederci.